struttura non era nata per essere un posto dove venivano curati i bambini in età pediatrica. Abbiamo cercato di renderlo più gaio attraverso la rappresentazione di alcuni paesaggi. Il tutto nasce dall'idea che mi è stata trasferita dai genitori di una bambina, Aurora, che mi ha comunicato che effettivamente ci ha fatto sapere tramite i suoi genitori che la stanza in cui era stata ricoverata per tanto tempo era molto noiosa. Non c'era raffigurato nessun paesaggio nelle pareti, nel soffitto, per cui aveva lamentato proprio questo malessere legato all'ambiente in cui era ricoverato. È chiaro che un ospedale con le nostre peculiarità ha necessità di aprirsi e di rendersi fruibile a tutti, in particolar modo ai piccoli, e fare in modo che i piccoli che entrino in questo ospedale, certo, vivano uno stato patologico, uno stato di malattia, ma che sia uno stato di malattia, che non vivono con la drammaticità di quello che accade. Grande entusiasmo soprattutto e anche di plauso nei confronti di quanti hanno reso possibile, dalla direzione strategica dell'azienda a tutti coloro che si sono impegnati esprimendo le loro professionalità a favore di un progetto di accoglienza finalizzato al benessere dei bambini. Io avevo visitato questo reparto prima ancora che venisse reso così bello e devo dire che l'effetto è sorprendente anche per un adulto, quindi ritengo che per i bambini sia una condizione in più per favorire un loro stato di benessere. Abbiamo colto al volo la loro indicazione e abbiamo detto che avremmo realizzato i loro desideri. L'importo che abbiamo impiegato in questa attività è frutto in parte da un'attività che ha svolto la moglie del nostro socio, Linda Sorrentino, che mi piace ricordare, che ha confezionato e ricamato una coperta assieme ad altri ricamatrici, la cui coperta è stata sorteggiata dal nostro club e abbiamo deciso e ricavato di impiegarlo in questa attività. Il progetto nasce appositamente per abbellire il reparto, renderlo più colorato e automaticamente più sereno per i piccoli ospiti, pazienti di questo reparto. E noi speriamo, infatti il progetto si chiama Per un sogno, speriamo che attraverso questo sogno anche noi adulti possiamo ritornare anche nelle menti di questi bambini e continuare a poter sognare come loro.